Le forme musicali. La forma bipartita. Un brano musicale in forma bipartita è quello che risulta diviso in due parti. Le due parti sono in genere due frasi o due periodi diverse e ben riconoscibili. Queste possono anche alternarsi o ripetersi più volte. Brani con questa forma, cioè costruiti con due parti, A e B, erano, ad esempio, quelli destinati a danze antiche, sia popolari che di corte, in voga dal Medioevo fino al Settecento. Ascolta, ad esempio, una breve danza seicentesca dal titolo La danza dei mietitori. Visualizza la successione delle due parti A e B seguendo l'animazione. Riepilogando, quando un brano musicale è formato da due parti, A e B, che si alternano o si ripetono, si dice che è in forma bipartita. Riascolta la danza, seguendo le linee melodiche inserite nelle due parti, cioè le frasi A, A' e B. Lo schema A, B è anche lo schema della prossima bassa danza, o danza bassa, di epoca rinascimentale in ritmo ternario. Lo schema formale di questa danza, ovvero lo schema della sua forma, è stato tradotto in quattro blocchi che si riempiono di trifogli, otto trifogli in ciascun blocco, ovvero otto battute ternarie in ognuna delle quattro frasi musicali, A, A, B, B. Riascolta la bassa danza seguendo le linee melodiche delle due frasi, A e B. Infine ritroviamo l'alternarsi di due parti, A, B, A, B,
in un'antica danza tedesca in ritmo binario e con frasi di 8 battute ciascuna. Rappresentiamo la forma con 8 fiori, 8 frasi, nei quali gli 8 petali rappresentano le 8 battute. La grandezza dei fiori sarà proporzionale all'intensità della musica. Thank you.